I brani in programma nel concerto del 10 ottobre al Teatro Dal Verme sono la suite per orchestra Opera 49, Une Nuit à Lisbonne de Opera 63 e il concerto numero 1 Opera 33 di Camille Saint-Saëns in occasione del centenario dalla morte 1921-2021. Sono tre brani molto diversi tra loro e ci danno già un'immagine abbastanza completa di Saint-Saëns compositore, che si declina in molte contraddizioni, molti aspetti eterogenei tra di loro. Per esempio, la suite per orchestra Opera 49, scritta nel 1863, in origine per armonium, che è uno strumento domestico dell'Ottocento francese, ebbe anche una certa popolarità, una sorta di organetto che funziona con dei mantici affidati ai piedi, insomma, per far funzionare, far insufflare l'aria. In sostanza, bene, questa orchestra ci dà un'immagine di Saint-Saëns compositore essenzialmente classico, di grande equilibrio formale. La suite è ispirata ovviamente ai maestri francesi del Settecento, Couperin, Rameau e così via, ma anche ovviamente alle suite bacchiane. Segnalo che poi questo genere di composizione, soprattutto per questo organico, avrà un certo successo anche in seguito. Basti pensare alle serenate brahmsiane o alla serenata ad esempio di Dvorak, che è un po' posteriore, del 1875, in cui tra l'altro c'è una sorta di parentela con l'inizio della suite di Saint-Saëns, non so se parentela volontaria o meno, e infine la Holberg Suite che cito di Grieg, compositore apprezzato e conosciuto da Saint-Saëns, del 1884. Anche in questo caso c'è un'operazione di riscrittura in uno stile antico, se vogliamo. La suite si apre con un ampio preludio, tutto costruito su un basso fermo, su una sorta di nota di pedale molto ampia, con poche variazioni, ed è un brano molto affascinante, tutto realizzato in canne tra l'altro, quindi ricorda, se vogliamo, delle improvvisazioni organistiche che potrebbe avere eseguito Saint-Saëns nella sua attività di organista. Il secondo brano è una lenta sarabanda, quindi stiamo ancora sui generi settecenteschi, seicenteschi, barocchi, molto affascinante, molto lenta e molto nobile. Terzo brano, una gavotta brillante con una sezione B, una sezione centrale un pochino più lirica. E infine gli ultimi due brani esulano dalla forma squisitamente settecentesca per fare un'incursione nel presente, nell'Ottocento francese, e cioè troviamo una romanza, che è forse il brano più affascinante della suite, estremamente lirica e anche complessa da un punto di vista formale, occupa tra l'altro gran parte del minutaggio del lavoro totale. E infine, l'ultimo movimento, il quinto, si tratta di un finale, una sorta di moto perpetuo molto brillante, in cui c'è anche un certo gioco virtuosistico. E ritorniamo anche non tanto alla forma quanto piuttosto all'atmosfera settecentesca di brillantezza e di idee chiare e distinte che caratterizzano Saint-Saëns. Secondo brano in programma, Une Nuit à Lisbonne, opera 63, scritto nel 1881 e dedicato niente meno che al re del Portogallo. È un brano che Saint-Saëns ha scritto in omaggio a questa nazione, è transitato di lì almeno tre volte, anzi ha viaggiato nel Portogallo almeno tre volte ed è passato di lì di ritorno dal suo viaggio nell'America Latina. Saint-Saëns è stato un grande viaggiatore e aveva anche piacere a raccogliere delle suggestioni dei vari luoghi che visitava in musica, perché questo brano si inserisce in una sorta di genere che potremmo definire cartolina musicale. È un brano piuttosto breve, che tra l'altro Saint-Saëns scrisse in brevissimo tempo, molto tranquillo, potremmo definirlo una sorta di berceuse, quindi una sorta di ninna nanna, rientra in questo genere. Vale la pena di ricordare che il rapporto con Saint-Saëns e il Portogallo è stato molto proficuo, affascinante, e Saint-Saëns rimase in ottimi rapporti con almeno tre regnanti del Portogallo, tra cui la regina Amelia. Vale la pena di ricordare anche che dopo la rivoluzione repubblicana del Portogallo, il re Manuel in esilio commissionò la terza fantasia per organo a Saint-Saëns, quindi questo ci dice i legami con questa nazione e quanto potesse essere stare a cuore, insomma, fare un regalo musicale a Lisbona, rappresentata appunto da questa barcarola.
Ultimo brano in programma, il concerto numero 1 per violoncello e orchestra, opera 33 nella tonalità di La minore. Venne scritto e eseguito per la prima volta nel 1873 e fu un grande successo, uno dei primi grandi successi di Saint-Saëns. Saint-Saëns scrisse poi anche un secondo concerto per violoncello e orchestra in una fase più matura della sua produzione e a parer suo era anche più completo, più bello, però non riuscì mai a superare il successo del primo. Anche perché qui l'equilibrio formale viene lievemente incrinato, nel senso che non è un concerto esclusivamente classico, suddiviso a compartimenti stagni in tre movimenti, ma è una sorta di concerto che si articola in tre momenti senza soluzione di continuità e tra l'altro alcuni temi fondamentali, o meglio il tema fondamentale molto appassionato del primo movimento ritorna più volte, quasi come se fosse un collante della composizione, un leitmotiv se vogliamo. In questo Saint-Saëns probabilmente si fa ispirare dal concerto per violino e orchestra di Mendelssohn, che pure è scritto in tre movimenti ma senza soluzione di continuità, infatti non c'è solo una doppia stanga tra i vari momenti del brano. È da segnalare che il primo movimento è in forma sonata, quindi molto classico, connesso al secondo movimento che invece è un simpatico minuetto, quindi ritorna un po' l'attrazione verso il Settecento francese. Da notare che il collegamento poi fra il secondo e il terzo movimento, ancora una volta, è una citazione del primo movimento, quindi ci sono continui rimandi interni nell'opera. Il terzo movimento è quello forse più affascinante, è una sorta di lead tripartito, quindi in tre sezioni, però costruito anche secondo una forma che poi verrà esplorata meglio da Bartok nel Novecento, cioè la forma ad arco, in sostanza A, B, C, B, A, quindi ci sono delle sezioni che evolvono in modo differente e poi tornano indietro se vogliamo. Anche nel finale c'è ancora una citazione di questo motivo impetuoso e romantico del primo tempo. Questo concerto è considerato un capolavoro da tanti punti di vista, sia per la felicità melodica sia per la sapienza compositiva di Saint-Saëns, che in questo caso sorpassa le forme accademiche dando loro nuova linfa e creando anche una forma estremamente affascinante che avvince l'ascoltatore e praticamente lo tiene incollato dall'inizio del brano fino alla fine.